Les gouvernements, les oui. gouvernements sont pas d'accord. Pas par d'accord. contre, les populations, il n'y a pas de problème entre le peuple français et le peuple italien. Comment que se chiama lei? Pino Convertito. Le gire, le gire. Da dove arriva? Dalla Puglia. Che lavoro fa? Posso chiedere? Sì, sì, un attimo. Allora, lui sta dicendo che in questo momento i politici, come ho detto anche prima, i politici sono separati e c'è uno scontro politico in atto, anche abbastanza aspro, ma i popoli sono uniti, il popolo francese insieme al popolo italiano sono uniti in questa battaglia contro l'oligarchia finanziaria e contro l'Europa che non va bene e contro anche, come dicevo, gli speculatori politici che vogliono mettere le mani sui gilet gialli. Il gilet gialli è un movimento libero dai partiti politici e libero dalle elezioni europee. Chiediamo di uscire dall'Unione Europea e comunque di non essere strumentalizzati, né da Di Maio né dai 5 Stelle né da altri partiti politici. Vous voulez pas l'Europe? Nous, on ne veut pas être récupéré par des partis politiques et on ne veut pas qu'il y ait de problème entre les populations. L'Europe gère les pays et le problème, c'est que quand on voit comment c'est géré, les populations n'arrivent plus à vivre correctement. Donc le problème de l'Europe, c'est si c'était une Europe des peuples, pourquoi pas? Mais pas une Europe de politique et pas une Europe de financière, de finance qui fait que les peuples n'arrivent pas à vivre correctement. Alors, comment vous analysez? Allora io non capisco molto bene il francese. Loro, chiaramente la loro posizione, quello che sta cercando di dire, è che ci sono stati numerosi feriti in tutta la Francia e anche dei morti con dei sacrifici. Quindi la protesta dei gilet gialli è una protesta sacrosanta, popolare e vuole continuare e chiedono anche la partecipazione di un'altra parte chiaramente del popolo francese che si unisce a loro e in questo caso vengono qui per solidarizzare con l'Europa perché i problemi con noi italiani, scusate, perché con gli italiani contro questa Europa che non va bene e contro, come dicevamo, i tecnocrati e i banchieri. Adesso loro contro il mondialismo, questo è contro il mondialismo perché chiaramente i gilet gialli, come hanno dimostrato anche i fatti di cronaca di altri paesi, è un movimento internazionale. Abbiamo visto indossare i gilet gialli anche in altre parti del mondo. E secondo lui perché Di Maio non si deve intromettere? Perché Di Maio? Scusa, perché Di Maio? Francese e poi italiano. Si è capito. Par rapport a Di Maio, le problème c'est que Di Maio est venu en France pour rencontrer soi-disant un leader des gilets jaunes. Mais il n'y a pas de leader dans ce mouvement. Si. C'est tout le monde est identique, il n'y a pas de chef. Donc en disant qu'il a rencontré un leader qui veut se politiser et aller aux Europes, c'est une mauvaise idée. Il a pas dit la réalité de la chose. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de chef. La personne qu'il a rencontrée, c'est une personne qui n'est pas représentative du mouvement français. Et il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Par exemple, en France, il y a une répression policière comme jamais vue. Il y a plus de 2000 blessés, plus de 700 blessés graves, des gens qui ont perdu la main, les yeux, des gens qui ont perdu des yeux et qui ont fini à l'hôpital, qui sont mutilés à vie. Et on utilise du gaz qui est très mauvais, du gaz CS, on utilise des flashballs, le LDB40 qui mutile les gens, où les munitions qui sont utilisées sont pas les munitions suisses, c'est des munitions qui sont normalement pas utilisables contre des gens qui ont juste un manteau. Et voilà, et tous les week-ends il y a des blessés, il y a eu plus de 9000 tirs de lanceurs de balles en caoutchouc, alors que les forces de l'ordre qui font du maintien de l'ordre en France en ont lancé que 1000. Donc il est en train de... C'est une violence, c'est une répression en France tous les week-ends contre juste un peuple qui souffre et qui veut s'en sortir. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? C'est que les gouvernements sont en train de se faire une petite bataille et nous, on n'a aucun problème. C'est ça qu'on veut montrer. C'est que les populations, elles vont bien. C'est les gouvernements qui se tirent dans les pattes. Nous, on n'a aucun souci. Allora, pas de bagarre avec l'Italia e la Francia. Allora, un attimo solo, lui sta dicendo che Di Maio, la prima domanda che avete fatto, Di Maio è venuto ad incontrare quattro o poco più persone che hanno inscenato di essere i veri gilet gialli. I gilet gialli, come ha detto lui e come abbiamo detto già prima, sono il popolo francese, è una parte che ha preso le manganellate, sono tutti negli ospedali, ci sono feriti e morti. Sono stati arrestati. Moltissimi arrestati e praticamente ricordiamoci che ci sono circa dai 26 ai 30 morti per aver forzato i blocchi stradali. Quindi nessuno ha il diritto di rendersi i capi, poi soprattutto di incontrare capi di partito di altri paesi e questo è quello che si rimprovera a Di Maio, la strumentalizzazione e anche a questi personaggi che si fanno portavoce. Se noi parliamo di autodeterminazione dei popoli, nessun governo straniero può
dire o prendere accordi con chi, con dei popoli che sono in lotta in questo momento, né a favore né contro. I popoli devono accordarsi tra di loro, devono lottare tra di loro, ma liberi, senza acchiappi da dietro, senza etichette politiche, senza strumentalizzazioni. I popoli devono essere autodeterminati, così come in Francia, così come in Italia. Non vogliamo più le lobby, non vogliamo intromissioni straniere di chi che sia, né di americani, né di russi, né di francesi, né di inglesi. Il popolo italiano deve essere italiano, il popolo francese deve essere francese. E non abbiamo bisogno di lobby che ci controllano. Mettiamoci in gilet. Chi sceglierà i candidati alle elezioni? Non stiamo parlando di elezioni, nessuno di noi preparerà nessun movimento per andare alle elezioni, perché questo è un movimento di popolo che prevede una forma di democrazia partecipata. E non anziché i partiti, perché l'era dei partiti è finita. L'era della rappresentanza, dove io metto una crocetta e per 5 anni chi sta in alto si fa i cazzi suoi e i cazzi delle lobby, per noi è finita. Noi quindi vogliamo... aboliamo Camera e Senato. No, non vengono abolite, vengono ridisegnate secondo la Costituzione, secondo il primo articolo della Costituzione in Italia. Io non conosco la Costituzione francese, ma in Italia dice che il popolo è sovrano. Dove vedete il popolo sovrano voi quando lo abbiamo visto sottomesso alle banche? Noi siamo arrivati in ritardo, noi siamo partiti dalla Puglia. La Costituzione francese, il popolo francese sovrano. È sovrano, allora è la stessa cosa, uguale. Sì. Però è una grandissima pigliata per culo. Cioè, alla fine ci pigliano per culo. È la democrazia, loro chiamano democrazia, invece è la tecnocrazia, è il potere delle lobby che ci hanno occupato. Questo parliamo di sovranità, sovranità diretta. Pino Convertini. Il problema è la même chose en France. Pino Convertini. Alla base c'è la democrazia, ma in France c'è la democrazia rappresentativa. Et le problème de la représentation, c'est que c'est des intérêts financiers. L'intérêt humain, il passe après l'intérêt financier. Et nous, on veut que ce soit une démocratie le plus directe possible pour que l'intérêt humain passe avant l'intérêt financier. C'est ça qu'on veut.